Abbiamo con noi ospite questa mattina Lorenzo De Carli del team Educatori di Strada. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie mille per l'accoglienza. Avete presentato un progetto molto interessante per la crescita giovanile che si chiama Utopia. Di cosa si tratta? Utopia è uno spazio che è abbandonato. A noi piace dire che dove molti vedono abbandono, noi vediamo un'opportunità. E in questo caso l'opportunità è quella di poter creare appunto questo spazio abbandonato in qualcosa di bello per i giovani di Piacenza, uno spazio libero, gratuito, dove ragazzi tra gli 11 fino anche i 30 anni possono venire per aggregarsi semplicemente, ma anche per svolgere attività come possono essere attività educative, formative, di crescita, workshop, oppure per progettare insieme. Cioè, ci piacerebbe per esempio che gruppi di giovani si incontrassero in questi spazi e insieme si può progettare qualcosa, un evento, un'idea, un progetto lavorativo. Perché questo nome? Utopia, allora ci abbiamo pensato molto, è difficile dare nomi a spazi che poi rimangono, no? E abbiamo provato a mettere insieme un po' di termini che ci piacevano e creare una parola nuova. E Utopia ci è piaciuto perché mette insieme la parola in inglese giovinezza, giovanile, giovane, con utopia. E di solito siamo abituati, giustamente perché è così, a pensare all'utopia come qualcosa di bello ma irraggiungibile. E noi invece vogliamo rendere questo bello, questo quasi irraggiungibile, invece una cosa reale. Cioè creare uno spazio reale di opportunità e di crescita per i giovani a Piacenza. Uno spazio che attualmente a Piacenza non c'è, in questi termini, soprattutto per i ragazzi delle superiori e giovani adulti, quindi maggiorenni fino ai 30 anni. Appunto di crescita e di conoscenza, di relazione serena, libero e gratuito. Dove nascerà fisicamente a Piacenza questo spazio? Nasce in via Capra 14, un luogo che ci è stato dato, è un luogo in gestione della diocesi di Piacenza, e ci è stato chiesto di poter progettare, di fare un progetto, e quindi ne abbiamo colto serenamente e molto contenti di questa opportunità. Spesso quando si parla di giovani le notizie sono tendenzialmente al negativo, invece hanno ampie potenzialità, bisogna magari un po' stimolarli e questo potrebbe essere un'occasione. Sì, assolutamente sì, nel senso che Utopia può essere uno strumento nelle mani delle comunità. Potenzialmente non lo usiamo soltanto noi educatori di strada, ma lo possono usare tutti. Ci piacerebbe appunto che più associazioni, più persone, enti possano venire a chiederci lo spazio. Ben venga, c'è la web radio, c'è l'arte terapia, c'è la musica, facciamo qualcosa insieme e appunto, come dici tu, no? Diamo spazio ai giovani per farli esprimere, per farli trovare il loro potenziale. Porte aperte a tutti, questo mi piace molto, grazie per averci raccontato questo progetto. Grazie a voi, grazie a voi. È stato con noi Lorenzo De Carli del team Educatori di Strada.